tante sono le iniziative poste in atto dal parroco Don Vittorio Madè per la celebrazione dei 70 anni di dedicazione della chiesa parrocchiale di Novate Milanese. Dal restyling del campanile e delle campane, al restauro delle statue dei santi Gervasio e Protasio, dal ripristino dell'antico splendore dei busti argentei dei santi vescovi che adornano l'altar maggiore nelle feste solenni, alla mostra delle reliquie degli antichi arredi sacri. Ma un altro importante restauro è avvenuto in devozionale silenzio e con bizzarra modalità. Si tratta della pulitura delle formelle della nostra preziosa Via Crucis, commissionata dall'allora parroco Don Arturo Galbiati al famoso scultore Nicola Sebastio. Allora, siamo qui con Claudio Benintende, che ha volontariato, ma non senza competenza, sta restaurando le formelle della nostra Via Crucis. Come le hai trovate queste formelle? In che stato erano? Un fortissimo contrasto fra lo sfondo color oro naturale, quindi oro zecchino, e l'ossido di rame che era diventato quasi nero, per cui si vedeva soltanto un forte contrasto fra una sagoma e un controluce. Invece, come tu vedi adesso qua, il bassorilievo delle formelle è notevole, i disegni, i dettagli dei personaggi, no? Escono fuori. Oh, l'ossidazione da togliere era notevole, perché tu vedi il contrasto fra quelle non restaurate e quasi un nero assoluto, no? Altre pregevoli opere di questo artista sono presenti nella nostra parrocchia. Del Sebastio, infatti, sono i dipinti contenuti nei medaglioni alla base della cupola che ritraggono i quattro evangelisti, come pure il coperchio del fonte battesimale che narra la superbia dell'uomo e della misericordia di Dio che salva l'umanità dall'autodistruzione. Che cosa hai utilizzato per ravvivare i colori e la forma originale dell'immagine? No, ho fatto diverse prove, dei saggi di pulitura. E il sistema più efficace è quello all'antica. Aceto, cioè? Succo di limone, sale, e chiaramente una pulizia prima superficiale per rimuovere il grasso e tante altre sporcizie. E come ti faccio vedere una prova, guarda. Come salta fuori con un po' di limone, queste sono macchie di usato puro. Adesso ne vado per un pennellino. Guarda, esce fuori quasi un color salmone, no? Color del rame. E questo ti permette anche di entrare dentro gli interstizi, no? Del bassorilievo, cosa che col sidol o con altri strumenti è impossibile rimuovere, anzi si deposita ancora di più. Quindi la superficie, diciamo, è quella originale quando l'artista ha effettuato lo sbalzo, quindi il disegno e il quarto dei chiaroscuri. Innumerevoli e a volte poco note sono le opere che Nicola Sebastio ha disseminato in tutta Italia. Basti citare la statua di San Giovanni Battista della Salle su una guglia del nostro Duomo di Milano, oppure le vetrate della chiesa dei Santi Patroni d'Italia in Cesena, o ancora presso la chiesa di Sant'Eugenio, poco discosto da Piazzale Cuoco, un tabernacolo cubico su cui è raffigurato un'ultima cena e tanto altro ancora. No? È tutto documentato, anche nel suo progetto. È un documento, non so se l'hai visto, molto importante, originale, che ci permette anche di vedere i ripensamenti e le varianti minime che ha adoperato nello sviluppo del suo progetto. Ecco, in tal senso anche dal retro si può vedere qualche ripensamento a volte, ma al di là di questo possiamo vedere un retro di una formella per vedere come si presenta? Sì, per esempio questo è la settima formella, eccolo qua. Dentro ci sono le misure, 7, se tu leggi, scritto con una matita a cera, penso sia, 7. 49,6 è la dimensione della formella laterale. Queste macchie nere, lo sfondo del catrame pece su cui è stato effettuato lo sbalzo, no? Le misure, poi, i pannelli sono poi stati intarajati
sul legno con una cornice in ottone. Anche questa chiaramente si può pulire. Quindi la tecnica, che tu sappia qual è, quella di prendere a martellate la lastra di rame, in maniera, sostanzialmente? In maniera, diciamo, sintetica l'hai detto tu abbastanza, sì, a martellate, ma con mulini, strumenti. Appoggiando di, ovviamente il materiale su una superficie morbida che esatto, possa cedere. Cioè, ma i colpi vengono dati dal lato dove c'è l'immagine, sì, o dal sì, verso? Dal lato dove c'è l'immagine. Ah, quindi è stata abbassata la parte in incavo qui. E viene ho capito. È un po' il contrario di quello che avviene con l'incisione. No? Credevo venisse il contrario. No, l'incisione è proprio di tutti i pannelli. Ho fatto delle documentazioni della fronte, del retro, dei dettagli in particolare, e di questo ho una documentazione analitica in un quaderno di diario giornaliero del lavoro. Ma c'era tanta di polvere, 50 anni di sporcizia. Quando c'è l'umidità addirittura. Questa sì, è l'acqua che ha bagnato e ha fatto ossidare di più. No? Quello che fa ossidare è l'anidride solforosa che c'è nell'aria insieme all'ossigeno. E chiaramente bisognerebbe in qualche modo proteggerli con una vernicetta, però su questo aspetto dovremo avere dei chiarimenti e dei conforti da parte di un comitato tecnico-scientifico. Curiosa è la coincidenza riguardo a come questa idea del restauro della Via Crucis sia nata nel seminato di Don Giussani, che di Nicola Sebastio era grande amico e che proprio in virtù di questa sua amicizia ricevette l'incarico da lui di allestire una mostra d'arte nell'ambito del primo meeting di Rimini del 1980. Il tema era la croce dalla preistoria ad oggi. Ed oggi come allora, l'amicizia fra persone credenti e appassionate di cultura e di arte ha mosso la generosità del professor Claudio Benintende, che ha raccolto e tradotto in azione concreta quello che era stato solo un sarebbe bello pronunciato semplicemente tra amici al bar. Dietro le opere di Nicola Sebastio si cela sempre una duplice significanza religiosa e cosmica insieme, e in tutte le sue opere si avverte sempre e soltanto la presenza delle sacre scritture, dei libri profetici, cioè della parola rivelata.